lontano. Navigare, navigare, sciacqua l'acqua la barca, scioglie l'aria la scia. Azzurro dappertutto, anche nel cuore, scende il vento che accarezza il mare. Poi la brezza di sera si fa leggera, più leggera, sciacqua l'acqua la barca, scioglie l'aria la scia. Azzurro dappertutto, anche nel cuore, gioca a raggio con l'ombra, si nasconde nel blu, bacia il sole la pelle, poi ricade giù, giù, verso il cielo tento la mia mano e mi sfugge una stella. Va lontano, più lontano, sciacqua l'acqua la barca, scioglie l'aria la scia. Azzurro dappertutto, anche nel cuore. Azzurro dappertutto, anche nel cuore. Adesso apra bene e mi dica se le faccio male. Faccio male? Tutto bene? Sì, sì, sto controllando, c'è molto da fare. Bellini, ma no, Bellini, non così. Lei non ricorda Ippocrate. La prima regola è non far soffrire il paziente. Lasci fare me. Faccia vedere, signora, apri. Andiamo, eh? Visto? È meglio un dolore intenso e breve che uno lieve e prolungato. Ci vediamo dopo Ferragosto. Buone vacanze e non si perda per mare. Dottor Savelli? Sì? La radiografia per l'estrazione di domani. Guardi che io da adesso sono in ferie. Per qualsiasi cosa le si deve rivolgere al dottor De Santis, d'accordo? Arrivederci. Proprio per tutto devo rivolgermi al dottor De Santis. Non fare la spiritosa, Alessio. Lo sai che vado in vacanza, starò via 3 settimane. Poi c'è il dottor De Santis, c'è il dottor Bonetti, Antonioli. Qualsiasi evenienza dovesse capitare, ti rivolge uno di loro, no? Anche per questa evenienza, dottor Sabelli? Alessia, senti, io e i miei figli da portare in vacanza in barca possono essere qui da un momento all'altro. Tra un momento e l'altro abbiamo tutto il tempo necessario. Poi mi va via la voce, non... Ma poi ti ritorna. Tu dici, Popolo dei Santi, dei poeti e dei navigatori. Ma quali santi? Roba che sono dal cesso 2 minuti già me ne frega del posto. Questo è un popolo dei fregoni. Buongiorno, tu, se ne va in ferie, salta chi zoppa. Era ora. Che fa? Parte subito, tu. No, vado prima all'aeroporto a prendere i miei figli. Ma che è successo? Mi è andata via la voce. Gli va via spessa la voce, beato lei. Sono detto allergia, poi passa. Ciao, papà! Papà, ciao! Oddio, Fiorella! Ma siete già qui, ma come mai così presto? Fatti vedere come sei cresciuto. Papà, ma come parli senza voce? Mi è andata via un po', ma poi torna. Come sei bello, bravo. Non so se ti sei accorto, ma ci sono anch'io. Vuoi prendere le valigie? È stato un volo orrendo, tutto un ballo da Milano a Roma. Ciao, Roberta. Come stai? Che cos'è? L'emozione di vedermi o il tuo solito problemino? Stavo venendo a prenderli all'aeroporto come tutti gli anni. Come mai hai deciso di accompagnarli? Mi imbarco anch'io a Baratti, sul Cabir, il panfilo di Casorati. E chi è Casorati? Dai su, Piero, Casorati, l'industriale. Mi ha invitato in crociera con degli amici. Amici o amico? Ti ho mai chiesto io in 5 anni sulle tue amicizie? Ti ho portato i bambini per i 15 giorni che ti spettano. D'altra parte me l'hanno chiesto loro. Volevano che io vedessi la barca che si è fatto il papà. Come si chiama la nostra barca? Chi? La barca si chiama Biba. Ah, che gentile. Che cos'è, un omaggio alla memoria? Alla memoria di chi? Ma sbaglio, mi chiamavi così prima che ci sposassimo.
Ah, già. Biba, Roberta Biba. Me l'ho dimenticato. Ti è costata molto? No, è stata un'occasione. Ho dato un anticipo e poi un po' di rate. Ma se avevi bisogno di un prestito, bastava che me lo chiedessi. Cos'è, un modo elegante per sottolineare che guadagni più di me? È un modo pratico per evitarti gli interessi. Ah. Ma già, dimenticavo. Per te il denaro non conta. Eh no, guarda che stavolta ho fatto proprio un affare con questa barca. C'è tutto a bordo. Persino il cambio di velature e di corde. Papà, le corde sono quelle delle campane. Su una barca ci sono le cime, le scotte, le sagole, le gomene, ma non le corde. Già, è vero, scusa. Fiorella è molto portata per la nautica. La sua è una vera mania. Durante le crociere non si staccava mai dai marinai. Peccato, qui c'è un marinaio solo. Sono io. Però me la cavo niente male. Ma potevi evitare questa spesa. Li portavi in albergo come tutti gli anni. Già, così in albergo passavo 15 giorni d'inferno a sentirmi sempre dire: ah, come ci siamo divertiti sulla barca di zio Ferruzzi, come bella la barca di zio Casorati. E che sono, da meno di tutti questi zii? E allora mi sono detto: mi faccio la barca anch'io. È quella barca grande, papà. Come? No, no, non è quella. Allora è quella. Ehi, Roberta! Ciao! Ehi là, Roberta, ben arrivata! Ehi, salve! Vi ho fatto aspettare, eh? Ciao, Tato! Papà, ma la nostra barca dov'è? Calma, arriverà da un momento all'altro. È più grande di quella di zio Casorati. Beh, più grande forse no, ma più sportiva e marina senz'altro. Buongiorno, signora. Ecco, sono queste tre. Buongiorno. Ciao, Fiorella. Ciao, ciao Claudio. Ciao. Divertitevi e fate i bravi. Sì. E fatemi fare bella figura, Ciao Piero. Ciao. Buona vacanza. Professore! No, dottore! Modestamente solo dottore. Ma venga su, che ho aperto un vinello che è meglio dello champagne. Venga, venga! No, grazie. È il tuo ex, Roberta? Niente pregiudizi, faccelo conoscere. Non stia fuori bordo, venga a bordo. Coraggio! Ti va? No. Casomai l'anno prossimo, adesso sto aspettando la mia barca. Scommetto che è stata una tua idea far venire questa specie di portaerei qui, Con tutti gli zii a bordo, per sminuirmi di fronte ai ragazzi. E smettila, lo sai che non sono così meschina. E poi non esagerare, il Kabir non è una portaerei. Hai ragione, scusa. È una porta stronzi. Non c'è niente da fare. Il solito ordinario. Ciao, bambini. Ciao, ciao. Ciao, papà, mamma, ciao. Tu, ragazzi, aiutatemi. Eccoci, papà. Sì. Metti questa in macchina. Là. Ah, io prendo questo. Senta, mi scusi, mi fa una cortesia? Dica pure. Mi guarda un attimo i bagagli? Dica, vorrei mettere la macchina... La vada, sono qui io. Vedrete che quando saremo tornati, la Biba sarà già qui. La di Torcioli di Livorno è molto seria. La di Torcioli non è tanto seria. Una signora ha aspettato 3 mesi per avere la sua barca. Ha pure ad aspettare, ha messo su famiglia. Io fortunatamente la famiglia ce l'ho già. Io non sono d'accordo, l'oro è molto più interessante del dollaro. Certo, dipende tutto da come va in Medio Oriente. Io preferisco diamanti. Lo sappiamo, lo sappiamo. Io invece investo in materie prime, in frumenti in testa. Con un po' di fortuna viene una bella gelata e ti distrugge i raccolti. I contadini si ammassano, i prezzi salgono. Scusate. A Piglio dice un sacco di stronzate. Sofì? Sì, sono Casorati. Ci vediamo a Monte Carlo la settimana prossima. Sofì e Carlo ti aspettano. Se viene CP io scendo, chiaro? Roberta, sei sempre in massa. Sì, va bene, Sofì, d'accordo? Si salpa immediatamente. Vero, Tato? Ma non si potrebbe aspettare l'arrivo della barca di Piero? Sono curiosa di vedere dove mi finiscono i bambini. Vorrei partire tranquilla. A cuore di mamma non si comanda. Sapete cosa si fa? Ceniamo. Ci facciamo un bel ramino e partiamo domani mattina all'alba. Verso mezzogiorno. Tato, sei un tesoro. Senti, mi sono stufato. Tu, Uffa, ma quando arriva questa barca? Arriva. Ecco la nostra barca, è la Biba. Dov'è? Ma come dov'è? Non la vedi che sta entrando in porto? Quella gialla. Papà, mi pare tanto piccola. È così che deve essere una vera barca. Vedrai come ci divertiamo noi sulla Biba, andiamo. Dottore, la sua barca. Arriviamo.
fate? Non è niente! Non si preoccupi! Ma non ce n'era una più grande? Ma perché la tira così su di giri? Ehi, ma io... Cacchio! Ah? Mamma dice che questa è una brutta parola. Lei lo chiama Pipino il cacchio? Sì, Pipino. Cazzo. Ma insomma, si può sapere che succede? Va a vedere, presto! Che c'è? Molto verduto, hai un verso l'elica. E allora, facciamo qualcosa, no? Aspetti, io le figlie vado a guardare. Dottore! Non è nulla! C'è perso l'elica, una sciocchetta! Avanti, datti da fare, su! Per me gli hanno fatto il bidone. Cosa si vuole aspettare dalla ditta Orcioli? Lei non si impicci, per piacere. Nulla, dicevo così. Se vuole la porta a bordo io col bigozio. Ah, va bene, sì. Andiamo, ragazzi. Sono 7.500 lire, eh? Alt! Non è un po' caro per arrivare fino a là? Se li faccio rimborsare da quei boiaioli dalla ditta Orcioli. Ma perché ce l'ha tanto con la ditta Orcioli? Perché il titolare 20 anni fa tentò di farsi la mia moglie e gli voleva rifare la pompa nata d'un cane. Ah. Tengo qua, dai. Dai, Claudio, salta, salta. Appla! Ecco, bravo. Tenga, tenga da me. Fiorella, aspetta, che ti dà una mano più tardi. Fato, vieni! Guarda il colore di quella barca, sembra uno spremi agrumi. Pare un melone. Jacqueline, vieni a vedere, c'è un melone in mare. Non ci si crede, non ci si crede. Ma vuoi scommettere che è la barca del dottore? Ma certo! Povero Roberta! Siamo qua, dottore! Sempre a galla! Meno male! Venga a bordo! Ma si può sapere cos'è successo? Nulla di preoccupante, dottore! Ma io ho sentito un gran casino, che cos'era? Ma nulla, nulla! Il motore è nuovo, in rodaggio! È per questo che le stavo dicendo di non accelerare! Ottima precauzione, il motore non si deve accelerare! Meno male che lei se ne intende! Benvenuto a bordo, benvenuto a bordo della Biba! Il pupo, immagino! Io non sono un pupo! Ah, come sei bello! Pesantuccio, eh! Mi aiuta con i bagagli, per cortesia? Di a me, di a me! Grazie, non toccate niente che è pericoloso. Tenga la folle da stibarare. No, scusi, niente. Lei. Prendo, ecco fatto. Grazie. Tanto comincio a portare dentro questi. E la valigia. Ingegnere. Barcaio, vuole avvicinare a questa barca del... Ecco, lei si tenga intanto. Ecco fatto, va. Bravo, così. Ingegnere. Ecco, tu te che ci fa l'ossa. Ma insomma, che succede? Niente, niente, è scivolato. La barca è nuova. Nuova parte palle. Cortesemente gliele sistemo negli appositi. Tante grazie. Papà, perché non andiamo in barca con mamma? Eccola là, la vedi? Ciao, mamma, forse veniamo da te. Ciao, bambini, ciao. No, 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 non andiamo da nessuna parte. Noi abbiamo la nostra barca e non ce ne servono delle altre. Se mi dà le 7.500 lire, io vo via. Andiamo per gradi, fatto. Una cosa alla volta. Allora, qual è il problema? Ah, una sciocchezza, l'elica. Una sciocchezza l'elica? Claudio, tutto bene? Sì, abbiamo messo la marcia indietro, il motore è andato su di giri, abbiamo perso l'elica. Sono cose che capitano. Eh no, ma non devono capitare il primo giorno che si consegna una barca nuova, non è serio. No, dottore, lei sa bene che la ditta Orcioli è famosa per fare... Delle cacate, ma grandi! Che cosa c'entra lei? Lei stia zitto! Adesso ci penso io, qui la poppa non c'entra. Senta, mi spiega cosa facciamo adesso? Niente, adesso si rimedia immediatamente. Come va, marinaio? L'ha trovata? Qui sotto non si vede un tubo, è tutto fango e alga. E poi la barca ha camminato, va a sapere l'elica del cazzo se n'è andata. L'ha detto Orcioli, ride, ma, no, ma per dare un senso dico, cosa facciamo adesso? Ah, beh, niente, adesso si va a Livorno, al cantiere, e si va a prendere un'altra elica. Un'ora per andare, un'ora per tornare. Intanto lei familiarizza con la barca e domani mattina partenza! Ci penso io, dottore, a trovare l'elica, mi butto. Dottore, serve aiuto? C'ho due sommossatori, campioni d'Europa. Non c'è bisogno, sono campione del mondo io! Vero, ragazzi? Ecco, ma è una volta che... Lasci che le dica, dottore, che lei ha comprato un piccolo gioiello di tecnica e arredamento marinaro. Cominciamo col dire... Che appena è arrivata la barca si è staccata l'elica. Ma che cosa vuole che sia un'elica? Quando possono rompersi cose molto più importanti. Non so, prendiamo per esempio il frigorifero. Non funziona. Il frigorifero... Non funziona. Ma sulle barche i frigo non funzionano. Altrimenti come farebbero a campare quelli che vendono il ghiaccio nei porti, scusi? Ah, ma allora è finto, è messo lì solo per bellezza. Bravo, sì, dottore, solo per bellezza.
Ma poi uno che ha deciso di farsi una barca a certe quisquiglie non ci sta a guardare. Frega, sai, se si perde l'elica, il frigo non funziona e la bussola sbaglia di 90 gradi. E certo, non si sta a guardare. Come? La bussola cosa fa? Sbaglia un po'. Sbaglia di 90 gradi. Ho detto 90? Eh sì, ha detto 90. Sì! Proprio così, 90 gradi. Ma è una sciocchezza. Si tolgono 90 gradi a est, si aggiungono ovest, è bello che è fatto, non c'è problema. non c'è problema. Ma almeno funziona l'ecoscandaglio? Sì, no, non lo so. Un po', sì. Funziona o no? sì, è l'ecoscandaglio, ma non bisogna fidarsene troppo, guardi. Ecco, questo vede. È messo qui solo per contratto, ma è praticamente un barattolo. Tutti questi apparecchi sono delle trappole, non servono a niente. Segnalano che c'è lo scoglio solo dopo che la barca ci ha sbattuto contro ed è affondata. Ha presente il Titanic? Sì. Mi dispiace, aveva i nonni a bordo. No, avevo incastrato la cimia. Dottore, prego, si accomodi, come meglio crede. È comodo? Dottore, lei ha fatto l'affare del secolo. E per il prezzo che l'ha pagata, per le modestissime cifre che ci deve erogare attraverso le cambiali, diciamo la verità, e diciamo la verità, diciamo. C'è un piccolissimo difettuccio nell'avviamento. Non si accende. Provi lei stesso se può, provi. Avanti. Ha visto? Non parte. Cosa l'avevo detto io? Non parte. Permette, scusi, eh? Se invece si ha l'accortezza con la sinistra di dare degli accarezzamenti ai lati, guardi, eh? No, ma... Così? Come? Ma l'ho messo in moto. Ma è meglio spegnere, perché sa, la benzina è poca. E allora, ecco, dottore, se mi vuole cortesemente mettere una piccola firmetta qui, una sigletta, ecco. No, firmo dopo. Adesso vado a cercare l'elica. Papà, ma cosa fai? Cosa faccio? Vado a recuperare l'elica, no? Altrimenti non si parte e si fa una figura di cacca davanti alla mamma e agli zii. Non si dice cacca, papà, si dice pupù. Hai ragione, Fiorella, a volte il papà perde la pazienza, capisci? Dottore, che vuole un po' di cognac? No, meglio dopo. No, meglio adesso. Tanto non trova niente, dottore, là sotto è tutto un bordello. Vedremo. No. Ma tuo marito è matto, che fa? Va per cozze? Beh, sapete, siccome qualche anno fa ha fatto un po' di pesca subacquea, vorrà farci vedere quanto è bravo. Io direi ai nostri di prepararsi a ripescarlo. Mamma, mamma, papà si è buttato in mare! Guarda come nuota, eccolo là, si vede! Ingegnere, quello è matto, lì sotto trova un po' di palle. Temo che non ce la farà, cari bimbi. Noi non siamo bimbi. Oh. Bravo, ma bravo, che bravo! C'è un bel culo tra le righe di sotto. Venga, venga qui. Bravo, dottore. Ma in gamba. Ecco, mi dia l'elica, qui, tranquillamente. Fermi. Ecco, la prendo. Aspetta, l'aiuto io. Tenetelo mio. Non troppo. Non che si piega. Ecco. Ingegnere. Aiutatemi, sto scivolando. Lasci andare il collo, ingegnere. Tenete l'elica, non sono la mia persona. Così, ecco perfettamente, sta incastrata. Dottore, già che c'era, li poteva mettere nell'asse l'elica. Ah, nell'asse, non ci ho pensato. Perfettamente, la ringrazio dottore, vedrà, non se ne pentirà. Allora noi si va via, eh? Addio pupo. Hai rotto con sto pupo, eh? Simpatico. Arrivederla dottore, più vicino voi. Allora in culo alla balena. Papà ha detto culo. Sì, ha detto culo, in culo alla balena. Eh beh, è un modo di dire, no? Come quando si dice in bocca al lupo. Ma noi finiamo in bocca al lupo o in culo alla balena? Per ora finiamo di dire scemate. Io non sono scemo, neanch'io. Vuoi vedere che all'ultimo risulta che l'unico scemo sono io? Andiamo. Che buscheratura gli avete rifilato a quel pronomo? Lei si faccia i fatti suoi. La ditta? Di che si impiccia? La ditta Urcioli fa le barche buone solo per affogare la gente. Allora, la cena del marinaio consiste in carne in scatola, frutta in scatola, fagioli in scatola. Papà, Claudio ha fatto una puzzetta. Niente di grave, mettiamo in scatola anche quella. E poi tutti a letto dopo cena. Domani mattina all'alba si parte. Si dice salpa. Qui il capitano sono io, decido io se si dice si salpa o si parte. Se si va a sinistra o a destra. Si dice a dritta, non si dice a destra. Tu lo devi smettere di fare la sapientona, Fiorella, hai capito? Altrimenti io ti metto i ferri. Come una bistecca. Sì. Io voglio i fagioli, papà. No, a te è meglio di no, hai la puzzetta troppo facile. Ma che fai, mangi la marmellata, i fagioli, vuoi un whiskino? Ma come vi cresce vostra madre? Thank you.
Piero, senti, è ancora di moda. Cosa? La nostra canzone. È tutto qui quello che volevi dirmi? Mi ha fatto piacere rivederti. E dopo la tua esibizione di oggi sono tranquilla. Ora so che con un papà come te i bambini sono in buone mani. E sei venuta solo per raccontarmi queste cose? Volevo anche sapere come stavano i bambini. I bambini dormono, domattina partiamo presto. Beh, allora, buonanotte. Buonanotte. Abbiamo tirato sulla vela. Si dice issato. Abbiamo issato la vela. I termini marinari sono importanti. Se nel momento del pericolo un ordine non viene capito, può succedere una disgrazia. Per questo a bordo ogni cosa ha il suo nome. Sì, d'accordo, allora questa come si chiama? Scotta. La scotta? E tiene fermo il bomo. Che tiene fermo il bomo? Il bomo è quello lì. Va bene, ho capito. Ma dov'è l'altro? Dì un po', Nostromo, abbiamo pescato qualcosa? Ancora niente. Ma tu devi avere fiducia, perché prima o poi vedrai che la preda abbocca. Sì, capo. Bene, vieni al timone tu, attenta alla bussola, non perdere la rotta, capito? Sì. Se la sinistra, sterza a destra, se no al contrario, va bene? Vado a controllare se ben issata la vela. Claudio, controlla la lenza, fissala bene. Certo che questo bidone potevano metterlo da un'altra parte. Non è un bidone, è un autogonfiabile, un mezzo collettivo di salvataggio. Gettandolo in acqua si gonfia automaticamente, divenendo un vero e proprio canotto capace di ospitare due o più persone. È provvisto di acqua potabile, viveri d'emergenza, coperte, cassetta di medicinali e razzi di segnalazione. Me coglioni. Nostromo, ma come parli? Davanti a una signora, eh? Quelli? Superare la viva? Questa è la barca più veloce del Mediterraneo e noi accettiamo la sfida. Hai capito? Ecco fatto. Come va, Nostromo? A tutta forza, mi raccomando, eh? Facciamogli bere un po' di schiuma mentre papà si beve un po' d'acqua. Oh, guarda, non metto le botte. Papà, papà! Eh? Vengo. No, prendi. Gli facciamo vedere noi se ci raggiungono. Attenzione che accelero, eh. Salutate perché fra un po' non ci vedono più. Addio!
Lo pigliamo un culo e famo silenzio. Fermo, fermo! Li abbiamo proprio distrutti. Si sono ritirati. Siete contenti, eh? Guarda, c'è un pesce là. Un pesce? Il pesce! Il pesce! Vuoi vedere che l'abbiamo preso sul serio? Che bello! Capitaneria di porto Motopanfilo Bibba, capitaneria di Fiorella, vai tu, vai tu a rispondere, vai! Capitaneria di porto chiama Bibba, passo! Qui Motopanfilo Bibba, passo! Chi parla, il proprietario, passo! No, la figlia, passo! C'è una denuncia a vostro carico per tentato furto di rete da pesca, traino non segnalato di lunghezza maggiore a metri 100, mancato soccorso e barca in difficoltà, insomma avete fatto un casino, passo! Ma che vuol dire, passo? Vuol dire che tuo padre deve pagare una multa più 25.000 lire di risarcimento per ogni metro di rete distrutta. Rientrate d'urgenza al porto di partenza, se no scateniamo tutte le lance della finanza e della capitaneria. Chiaro? Passa e chiude. Devo dirlo a papà con molto tatto. Papà, è successo un casino! Le mani voi, eh? Peppe, vai, vai, vai! Grazie! Guarda, aspetta qui, eh? Bene, bel pomeriggio. Ma quella non è la barca di tuo marito? Sì. Su, ragazzi, adesso vado a pagare questo mezzo testone di multa, poi torno. State bravi, eh? Se mi avanza qualcosa faccio anche la spesa. Mi raccomando. Ecco. Ed è, da che parte vado? Di più o di là? Da sta parte, s'accomodi. Non vi muovete, eh? Pensa che potrò avere un po' di sconto o no? Ma che fanno? Lo portano in prigione, papà? No. Fiorella, Claudio, ciao! Ciao, mamma, ciao! Ciao, mamma! Fiorella? Bambini, dove siete? Fiorella! Tato, guarda chi c'è! Dove sono i miei figli? Casolati, attenti perché lo so che sono qui, eh? Io chiamo i carabinieri, qui c'è il reato di sottrazione di minori. Ma che cos'è? Gli dà di volta il cervello? Lo stabiliremo dopo a chi dà di volta il cervello. Dov'è mia moglie? Voglio dire, la mia ex moglie. Ma guardi che Robertina è scesa a terra da più di un'ora. Noi non ne sappiamo niente. Vabbè, non importa, la trovo da sola. Senta, e se lei ha piacere di visitare la barca, faccia pure. Però qui Roberta non c'è. A dire il vero, Robertina era molto preoccupata per lei, dottore. Da quando è arrivato ha fatto una cazzetta dopo l'altra. Lei è Attilio, vero? Sì. Adesso le faccio vedere la cazzata più grossa. Sì? Sì. Un uomo in mare! Un uomo in mare! Ma che fa? Mi butto in mare? Questa è proprio bella, guardi! Vado io. A brutto stronzo, ma che cazzo fai? E così la finanza gli ha fatto una multa di 500.000 lire e gli hanno detto che la prossima volta lo arrestano. Davvero? Ciao, papà. Ciao. Ciao, Piero. Siediti con noi. Fanno un Irish Coffee favoloso. Lo ordino anche per te. Io non bevo caffè prima di cena. E comunque non ceno qui, ma a bordo, con i ragazzi. Andiamo. E cos'è questo tono? Perché sei così aggressivo? Perché tu non ti devi permettere di andare a prendere i bambini quando io non ci sono, è chiaro? Non alzare la voce. Io alzo quello che mi pare. Papà, ci sentono tutti. Meglio così. Li avevi lasciati senza mangiare e li ho portati fuori a cena. Ma quale senza mangiare? Sono andato a rimediare a un guaio combinato per loro. E poi a bordo ci sono viveri per un mese intero. Però ho il diritto di portarli con me. Sono o non sono la madre? Loro sono affidati a te 12 mesi all'anno. A me solo 15 giorni. Sono o non sono il padre? Adesso che mi ci fai pensare mi viene il dubbio. L'umorismo non è mai stato il tuo forte, eh? E l'educazione e l'intelligenza non è mai stato il tuo. Ma gli schiaffi sì, però. Provaci, io ti spacco il tavolino in testa. Io ti spaccherei la testa sul tavolino. Papà, le donne non si picchiano nemmeno con fiori. Certe donne andrebbero picchiate continuamente, come un gong. Mi fai pena. Sì. Non meriti neanche disprezzo. Vabbè, andiamo. Salutate la mamma. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Vattene che è meglio. Va bene.
finita la colazione, sì o no? Equipaggio ai posti di manovra. Pronti, eccoci. Cosa c'è da ridere? L'equipaggio è aumentato. Ma che vuol dire? Vuol dire che ci sono anch'io. Ah. Ti prego, non urlare di gioia perché ho mal di testa. Ma tu, quando sei salita, Brutto? Stanotte, mentre dormivate. Ero preoccupata per i bambini, su questa barca approssimativa, soli, con uno che ha dimostrato che di navigazione non ne sa quasi niente. Su, Fiorella, Claudio, andate a prua a prendere un po' di sole che vi fa bene, eh? Forza, state a te, su. Senti, capitano, ti propongo una tregua. Lo sai che da ragazzo ho fatto molte regate, ti posso dare una mano. Tanto per cominciare, spegni il motore e procedi con la randa e il fiocco. La brezza mi pare sufficiente. Vero, Fiorella? Sì, sì, è vero. Mamma ha ragione. Mamma ha sempre ragione. Li hai istruiti bene? Ci penso io al timone. L'equipaggio è dalla mia parte. Ok, ma ti avverto che io non rinuncio al mio grado. A bordo il capitano sono io. Tu sarai mozzo di seconda classe. Dovrai lavare i piatti, far da mangiare, pulire la cucina e spazzare il ponte. Sai che novità? Perché a parte il ponte, quando vivevamo insieme, che cosa facevo? Ecco, vi pareva. La vecchia storia torna fuori, eh? Il ruolo della moglie è limitato, quello della madre poi è castrante e io sento la necessità di realizzarmi, giusto? Ma non è certo solo per realizzarmi che ti ho lasciato. Mamma, che vuol dire realizzarmi? Vuol dire che la mamma un bel giorno ha deciso di mettersi in proprio e di diventare una donna d'affari, e di molto successo a quanto pare, perché guadagno uno stipendio tre volte il mio. E le bugie, i tradimenti, le scappatelle continue, come li sistemiamo, eh? La cabina viva! C'è il radiotelefono. Chiamate un po' di cabina viva! Qui Kabir chiama viva! Qui Kabir chiama viva! Sveglia, su, rispondete! Qui Kabir chiama viva! Qui Biba, 822Z24 passo! Qui Kabir, sono Attilio, c'è la Robertina, posso parlarle? No! Perché su questa barca bugie, tradimenti e avventurette sono severamente proibite. Passo e chiudo. Ma non mi dica! Ma che ti salta in testa? Come ti permetti di interferire nella mia vita privata? Non ne hai nessun diritto. Scusa, ma se ci tieni tanto la tua vita privata, perché ci sei venuta? Ma ti dà tanto fastidio la mia presenza qui. Insomma, lasciamo perdere. Comunque, appena arriviamo a Porto Ercole, zac, le nostre strade si dividono, chiaro? Guarda che ormai sono 5 anni che sono divise. Sono già 5 anni? Però... E adesso insieme ascoltiamo il silenzio del mare. Shh. Una bomba! Una bomba? Qui Panfilo Biba, chiamo Civitavecchia Radio, Civitavecchia Radio, passo! Qui Civitavecchia Radio, sentiamo forte e chiaro, passo! Sono al largo di Capo Linaro, ci stanno prendendo a cannonate, ma guardi che io la multa l'ho pagata, ho pagato la finanza, ho pagato il porto, ho pagato tutto! Ma mi sembra esagerato bombardarci per 500.000 lire! Ma quale 500.000? Non 500.000, 750.000 lire in contanti! Panfilo Biba, siete in zona militare, allargatevi! Allargatevi, siete troppo stretti, allargatevi! No, no, vuol dire cambiare rotta! Ah sì, cambiamo rotta!
guarda, guarda che quelli non guardano dove sparano. E guarda, guardano, ma si vede che non gli frega niente. Allargarsi. Allargarsi, sì. Ah, ci allarghiamo, ci allarghiamo. Allarghiamoci. Ci allarghiamo. Metti in moto. Sì. Meno male che l'Italia non ha le bombe atomiche. Ma che fai? Metti in moto, vabbè. Vedi? È automatico, è partito. A tavola, è pronto? L'odore è promettente, aglio, olio e peperoncino. Io ne voglio tanto. Andiamo ragazzi, andiamo. Dai, vieni Claudio. Io invece preferisco la carne, la pasta mi fa ingrassare. Nel 2000 andranno di moda le donne grasse. Non ti preoccupare, mettiti seduta. Ti passi i piatti? Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Certo, a casa di tuo fratello, perché? Beh, c'erano spaghetti, aglio, olio e peperoncino anche lì. Serata simpatica, eh? Osare dire indimenticabile. Ma io ricordo solo che mi venne un gran mal di stomaco. Io non me ne accorsi. Amore a prima vista, eh? Ma no. Io ne voglio di più di pasta. Tu finisci prima questa e poi se ne riparla. Roberta, ma tu, sinceramente, che progetti hai? Progetti? Beh, questo tuo arrivo qui, così inaspettato, dopo tanto tempo. Beh, 5 anni non sono poi molti, no? No, 5 anni sono tanti. Ma tu non pensi che noi, insomma... Ma che fai, ridi prima che... Ho già capito dove vuoi arrivare. Ma no, aspetta, no, dicevo così tanto per... Non ci si potrebbe ripensare. Dai, Piero, sei matto. No. No, lo sai. No, lo so, ma scherzavo. Volevo chiederti una cosa. Posso farti una domanda? Me ne hai già fatte tante. Senti, ma in questi 5 anni... tu hai avuto degli... così, delle relazioni? Beh, non penserai che per 5 anni mi sono votata la castità? Per quale motivo, poi? Già, certo. Per quale motivo, poi? Allora... Beh, sì, certo. Ho avuto qualche flirt. Hai qualcosa da ridire? No, io. Sei una donna libera e... puoi avere tutti i flirt che vuoi, Del resto la vita è tua e te la amministri come credi. Ma ho semplicemente cercato di dimenticare. Questo lo capisci? Certo, lo capisco. Scommetto che ci sei riuscita benissimo. Non essere offensivo. Sono sicura che le tue avventure sono state molto più numerose delle mie. Che c'entra, è diverso, io sono un uomo. Eh già, mi scordavo che ometto moderno sei. Dico davvero, le tue vedute femministe mi sconvolgono. Senti, risparmiati l'ironia che tanto con me non attacca. Mica penserai che sono geloso. E che vorrei, insomma... tenere fuori dalle tue storie i bambini, i ragazzi. Lasciamo perdere questi argomenti, va, che non li sopporto. Vabbè, lasciamo perdere, va, parliamo degli spaghetti. Spaghetti eccezionali, al dente, piccanti al punto giusto. Lo sai che ho fatto un affare a prenderti a bordo come cuoca? Mamma, papà! Claudio ha preso pesce, vieni, corri! Vengo! Guarda! Chi l'ha preso, Claudio? Sì! Claudio, che facciamo? Che bello! Ce lo mangiamo o lo lasciamo in libertà? Lo lasciamo in libertà, così lo riprendiamo quando è più grande. Brava, è il senso degli affari, hai preso dalla mamma. Top. Si è slegato il pomma. Non dire sciocchezze, i pesci cani con questo mare non ci sono. Papà!
Ancora lì stai tu. Mi sento male. Io sul serio. Ora mi hai schiacciato. Io mi sento male. Oddio, mi sento male. Ora mi sento male. Oddio. Che faccio io adesso? Oddio. Si va fuori, gli è tutto sereno. C'è la sirena, la barca viene a freno. Ma guardi, capitano, come terzo. C'era troppo terzo, annuncia tempo avverso. Ma chi è tutto calmo? Mare molto calmo, metti via lo schermo. Ma se c'è appena un po' di brezzolina. Brezzolina di mattina non parti e resti in banchina. Ma ora è un mattina, gli è pomeriggio. Si sta a porta il pomeriggio, non si devi da muovi. Gli ha perso anche la rima. Papà, mamma ci ha comprato il completo da sci. Il mio è come quello di Gustavo Teni. E il mio è come quello di Stemmer. Piero, ci dai una mano? Avete svaligiato il supermercato? È incredibile, i prezzi sono bassissimi da queste parti. A Milano avrei pagato tutto il doppio. Lo credo, la roba invernale d'estate. Bello questo maglione, di chi è? L'ho preso per te, ti piace? Molto carino, magari lo metto a Natale. Scusi signora, se mi permetto, ma dovrei tornare in boutique. Ah, è vero, mi sono imbarcata senza soldi. Che vuol dire? Paghi tu, poi ti rimborso. Quant'è, scusi? 600.000 lire. Ecco. Senti, io non ho contanti. Quello che avevo se n'è andato per pagare la multa. E puoi fare un assegno. Scusi, ma non possiamo accettare assegni. Abbiamo già avuto un sacco di fregature. Quest'anno non è per loro, naturalmente. Lo vedi, non accettano assegni. Per cui lui si riprende tutti i suoi maglioni e se li riporta via. Ma di che ti impicci? La roba l'ho comprata Bella, io, se no? Non accettano assegni, allora trovalo tu il sistema di pagare, eh? Scusa tanto se ti ho chiesto un favore. Va bene, sei scusata. Ma adesso che ci penso, non c'è qui l'albergo Filippo II della catena Regis? Sì, è sulla collina di Calagalera. Perfetto, appartiene alla compagnia per la quale lavoro. Lì mi daranno tutti i soldi che voglio. Venite, bambini. Lì ci deve essere anche una piscina, così vi divertite. Mamma, papà non viene. No, papà rimane a mettere a posto i completi da sci. Ah, Roberto, già che ci sei, guarda se trovi anche uno slittino. Spiritoso. Dove posso trovare un taxi? Da che bire biba, presto rispondete. Da che bire biba. Pronto, qui Biba, parlate pure, passo. Robertina, amore, sono io, Attilio, passo. L'avevo riconosciuta, sa? Siamo all'Argentario anche noi, è stata una traversata tremenda. Pensi che il Casarotti ha vomitato addosso alla principessa Tardioli del pelo, passo. Ma davvero mi dice, passo? Sì, sì, il sotto di mongole, passo. Sa, lei non mi crederà, ma a me proprio non me ne frega un cazzo, passo. Ma che simpatico, mi passa la Roberta, per favore? La Roberta non c'è? In compenso io qui due cosine che lei mi ha leggermente frantumato. Indovini cosa sono, vuol parlare con loro? Passo. No, grazie, mi fanno schifo, chiudo. Dottor Sabelli! Cosa gridi? Sono io! C'è una chiamata urgente ai telefono! Ah! Da che parte? Giù ai bar! Pronto, Piero? No, niente di grave. Anzi, una magnifica occasione, sia per me che per te. Tu hai con te la valigetta con tutto l'armamentario dentistico. Dovresti venire qui subito.
C'è la signora Hamilton, la principale azionista della società per cui lavoro, che ha urgente bisogno di te. È disperata. Non si trova un dentista nel raggio di 50 chilometri. Sai, sotto Ferragosto? Beh, se è per questo sono fuori raggio anch'io. Sono in vacanze e non ho nessuna intenzione di mettermi a lavorare sulla bocca di una vecchia inglese. Ma non è per lei, è per il suo David, che ha un dente cariato. È tutta la notte che si lamenta, non ha fatto dormire nessuno in albergo. Avanti, Piero, sii gentile. Una cosa che ti chiedo. Il tuo intervento mi procurerebbe dei vantaggi enormi. Ma chi è questo David? Chi è David? Un danese. Saprai togliere un dente a un danese, no? Se per questo ho tolto denti a danesi, svedesi, tedeschi e una volta anche un froccio spagnolo. Vabbè, vabbè, ma lo faccio solo per te, perché me lo chiedi tu? Però mi rompe. Mi rompe un po'. Ti ringrazio, sei molto gentile. Where is Mrs. Savelli? Where is she? Ma quando viene il suo marito? Il mio David soffre molto. Allora? Eccolo, è lui, è arrivato in questo momento. Ah, meno male. Presto, andiamo. Piero? Ah, dottore, grazie tanto per essere venuto. Li guarisci il mio adorato David? Però è possibile, signora. Sia tranquilla, Lady Hamilton, il suo David è in buone mani. I bambini? Sono in piscina, ti aspettano lì. Da questa parte. Sai, è terribile vedere il povero David soffrire in quel modo. Oh, Mertina, finalmente t'ho trovata, mi hanno detto a bordo che eri qui. Sei splendida. Io amare molto lui. Certo. Lui è molto giovane, certo, non sopporta il dolore. Io soffro quando lui soffre. Lui vivere con io praticamente come sua mamma. Purtroppo c'è un piccolo problema, io non parlo il danese. Non importa, lui capisce tutte le lingue, francese, inglese, tedesco. È lui? Sì, è mio piccolo dolce David. Oh, come lui soffre. Vieni subito, subito. Look, look, guardi, poverello. Ma è questo il danese? Danese purissima. Mio piccolo, dolce David. Signora, qui c'è un equivoco. Guardi, io sono un odontoiatra. Sono il primario dell'Istituto Dentistico di Roma. Non sono un veterinario. Il mio David è sempre curato da grandi dottori, mai da veterinario. Suo medico personale è lo stesso come la regina d'Inghilterra. A me, con tutto il rispetto che ho per sua maestà, onestamente non me ne importa niente. Come tu dici questo? Sentire come lui soffre. A me dispiace molto, signora, ma guardi, questo è ancora un paese dove, per quanto lo sfascio, i medici curano i cristiani e i veterinari curano le belve. 2.000 sterline. I give you 2.000 pounds. Va bene, vengo subito. Poteva dirlo prima, sono 4 testoni rotti. Non ho coraggio di assistere. No, lei non guardi, stia lì, ci penso io. Buono, Oh, Davide, Davidino, non fa la storia da spavento. È vero, eh? Ecco io! Aspetta. Apri la bocca, Davidino. Apri bene, eh? Ecco, apri. Ah, ballo! Ecco fatto. Oh, il suo dentino. Oh. Dentino? Signora, qui c'è abbastanza voglia per fare il manico di un ombrello. Chiamo dentino. David! David! Il mio povero David! David, amore. Ah. È morto! Tu hai ucciso lui! Signora, ma quale ucciso? È narcotizzato, sennò come facevo a estrargli il dente? Non lo so io. Perché tu non hai fatto un'anestesia locale sul gengivo? Ha mai provato lei a fare un'anestesia locale sul gengivo di un danese? Assassino, mascalzone, vigliacco! Tu sei dottore Medoni, signora, capito? Signora, guardi, lasciamo perdere. Mi dire 2.000 sterline e facciamo la finita. Io dare a te 2.000 sputi nell'occhio. Beh, ma allora, io sono costretto a mandare 2.000 volte a fanculo. Pronto, pronto, qui Superboy, chiama Supergirl. Rispondete, Supergirl. Pronto, pronto, qui Supergirl. Supergirl chiama Superboy. Qui Superboy, qui Superboy. Anzi, Super Playboy, modestamente. Giocate, giocate pure, bambini. Allo, allo, attenzione, arriva un genitore, attenzione. Cosa state facendo voi due? Ehi là. Dov'è la mamma? Dal parrucchiere. Stiamo
giocando con le radioline che ci ha dato Attilio. Sì, glielo date io. È un telefonino che serve per parlare da vicino. Io lo uso nel mio elicottero per parlare con il pilota. Non costa neanche tanto. Pensi che con $20,000 te ne danno 3. Arrivano freschi freschi dagli States, dove c'è mamma che si è risposata con un miliardario. E lei da dove arriva fresco fresco? Ma da Kabir, naturalmente. Siamo al Porto Grande. Anzi, senta, dottor Sabelli, guardi che il Casorati, pur di avere a bordo la Robertina, è disposto a invitare anche lei e i suoi bambini. È contento? Molto. Sì, sì, papà, il Kabir è meglio della biba. C'è anche il cinema. Il teatro e il campo da tennis. Voi due state zitti che nessuno vi ha chiesto niente. Su, non faccia il papone cattivo. Vedrai che ci divertiremo come dei pazzi. Hanno organizzato anche una caccia al tesoro subacquea. Naturalmente bisogna nuotare molto bene. E lei come nuota? Benissimo. Meglio così. Oddio! Andiamo, ragazzi. Ma che fa? Li butta anche in piscina? Ma lo sai che lei è proprio strano? Così un'altra volta impari. Piero, bambino! Chiama mamma, ciao! Ma che è successo? Te lo telefono più tardi quello che è successo. Ma che cosa hai combinato? Le cose qui in Inghilterra! Assassino! Allora. Sembra che dobbiamo continuare la nostra crociera da soli, eh? La mamma ha dovuto rientrare a Milano per impegni di lavoro. Non dire balle, papà, avete litigato di nuovo. E va bene, la mamma è arrabbiata con me, io sono arrabbiato con lei, ma non è la prima volta, no? Comunque la biba arriverà sulla Costa Smeralda anche con l'equipaggio ridotto. Del resto lei era solo un mozzo di seconda. Sarà, ma mi sembra un po' incazzato. No, io non sono incazzato. Non dire parolacce. Io sono solo seccato perché... Vabbè, perché ve lo spiego domani, eh? Ora finiamola, basta con questo cucumero, andate a letto, adesso via. Ciao. Lady Hamilton ti manda le 2000 sterline e le sue scuse. Puoi tenertele, non so cosa farvene. Guarda che me le tengo davvero. Intendevo le scuse, i soldi me li prendo, mi servono per pagare la prima rata della barca e le vacanze. Almeno in questo sei cambiato. Ah. Stai sviluppando il senso degli affari, vedo. Meglio tardi che mai, eh? Sei già sul Kabir? No, mi imbarco domattina, vengono loro a prendermi. Se vuoi dormire qui, non dai fastidio a nessuno. Preferisco andare in albergo. Come vuoi? Hai fretta? No, perché? Perché non rimani altri 5 minuti? Per stare ad ascoltare i tuoi soliti discorsi sgradevoli? No, prometto, prometto. Sai che mi ero dimenticato che fosse così bella? Un discorso sgradevole? No, ma lascia stare i complimenti. Non vorrai sedurmi, spero. Sedurmi? Ma cosa stai dicendo? Cosa faccio? Seduco mia moglie? Dopo tanti anni che ti conosco. Conosco benissimo i tuoi difetti, i pregi. Capisco tutto di te. Ne sei sicuro? Proprio tutto? No, una cosa non l'ho mai capita. Come mai quella sera che sono tornato dal congresso di Torino non ti ho più trovata? Come hai potuto andartene via portandoti anche i bambini? Se non lo sai tu, chi non vuol capire non capirà mai. Lo vedi? Sei già arrabbiata. Ma è possibile che con tutti i momenti belli che abbiamo passato insieme devi ricordare solo quelli brutti? Si è fatto tardi, me ne vado. Cos'è, un arrivederci? Credo che sia un addio. Allora prendiamo. Sai che sono stati dei giorni molto belli in barca? Me l'hanno detto anche i ragazzi. Ti prego, niente ricatti sentimentali. Non cadiamo nel patetico. Ma certo, ci mancherebbe. Siamo stati stupidi però a sciupare tutto. Sì, siamo stati degli stupidi, ma non per colpa mia. No, certo, ma... Non pensi che si possa rimediare? No, è finita. Per sempre? Sì, per sempre. Certo che è triste, eh? Tristissimo. Peccato. Sì, peccato. Addio. Addio. Bella manovra, eh? Scusi, ci siamo dimenticati i parabordi. Ce ne siamo accorti. Mamma, meno male che sei tornata. Che c'è, Fiorella? Claudio si sente male. Che cos'ha?
Cosa c'è, amore? Mi fa male lo stomaco vicino alla pancia. Ma Piero, che gli hai dato da mangiare? Tutta roba leggerissima. Cipolle, tonno, fagioli. E due cocomeri. Zitta. Stai buono. Adesso la mamma resta con te e così ti passa tutto, eh? Se mamma dorme con Claudio, io dormo con te. Sei contento, papà? Sì, sono proprio contento. Vieni. Allora rimani. Molla pure, Piero. Bene. Tutto libera prua. Che partite? Sì, andiamo in Sardegna, a Porto Cervo. Beati voi, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Buona traversata. Ha visto, quindi? Con quella barchetta lì vanno fino a Porto Cervo. Chi va a Porto Cervo del mare resta al servo. Voglio fare valigie, via. Si va a Cortina. Andiamo in Sardegna, mamma. Certo. La Sardegna è una città. Un'isola, asino. Un'isola in mezzo al mare. Mamma, tu dici che papà la trova. Eh sì, è grande. Papà? No, l'isola. Sai che tra 26 ore e 26 ore e mezza noi siamo arrivati? Di notte. Sarà buio. Di notte di solito è buio. Papà, vieni, vieni. Che è successo? Che c'è? Ecco, guardate. Guardate davanti a voi. Avete visto? Non c'è più il mondo. È vero. Non si vede più terra. Non la vedremo mai più se qualcuno non torna al timone. Su, a prua. Ma lo sai che se perdiamo la rotta è finita? E chi la ritrova più? Guardate lassù, c'è l'elicottero che viene qui. Vieni Claudio, su, dai. Lascia, avanti, lascia. Ragazzi, adesso per voi è l'ora di riposare. Ma io voglio vedere i delfini. Ma no, i delfini a quest'ora non si fanno vedere. Andiamo, tutti sotto coperta, via. Ma è Attilio, quel matto. Un gesto elegante, molto discreto, davvero signore. Scommetto che ti sei commossa, eh? Beh, a una donna fa sempre piacere ricevere dei fiori. Beh, certo. Tu sei femminista solo quando si tratta di buste paga e di lavare i piatti. E io sono maschilista se mi incazzo quando un pirlone butta dei fiori a mia moglie. Ma guarda che qui c'è un equivoco di base. Io non sono tua moglie. Ah no? Sono la tua ex moglie e di fiori ne posso ricevere quanti e quando voglio. Sono una donna libera io. E siccome questa barca è mia, faccio quello che mi pare, va bene? Anch'io sono libero. No, tu sei solo un capone, anche se sei il padrone della barca. Meglio capone che imbecille come quella specie di sgarabatti che arriva dall'alto con l'elicottero. Lascia stare il povero Attilio.
Senti, non chiamarlo povero perché tanto so benissimo che è ricchissimo. Sei esasperante. Io almeno ho il buon gusto di non dire frasi volgari e offensive sul conto di Alessia. Alessia chi? Ah, fantastico. Siamo ancora all'Alessia chi? Alessia, la tua infermiera amante. Ah, vedo che sei ben informata, brava. Però ti sbagli, perché fra me e Alessia non c'è soltanto un rapporto, cioè, voglio dire, c'è solo un rapporto di lavoro e basta. Ah, e me lo chiami lavoro. Complimenti. Senti, facciamo un patto, io lascio perdere Attilio e tu ti dimentichi di Alessia, d'accordo? Ma poi perché non sei rimasta a Porto Ercole, come avevi detto? Per portarti i soldi per pagare questa tinozza! Non è una tinozza, non offendere la bimba se non ti faccio fare la stessa fine dei fiori. E poi potevi andartene subito, no? Bastava che me lo chiedessi, no? Ma io sono un signore, io non butto nessuno fuori dalla mia barca, nemmeno le rompiscatole come te. Comunque sta tranquillo. Appena arriviamo in Sardegna tu non mi vedi più. È una minaccia o una promessa? Perché se è una promessa io ci sto. Tu saresti contento se papà e mamma facessero la pace? Speriamo di no. Perché no? Sarebbe bello abitare tutti insieme. A me piacerebbe tanto. Tu sei piccola e non sai quello che dici. Non ti rendi conto del vantaggio di avere dei genitori separati. I nonni ti fanno i regali perché gli fai pena. La mamma ti fa regali perché spera che vuoi più bene a lei che al papà. Il papà ti fa regali perché spera che vuoi più bene a lui che alla mamma. Accidenti, che paracula. Redman si era quindi fermato ai box e adesso si trova nella... Affondato. Allora ho vinto io. ...strana posizione. Sì, guarda, vedi, io ancora c'ho una nave. Ma io ancora un quello che realmente invece... Ma no, che fai? Perché lo strappi? Papà, guarda, chi ha vinto? Intende dare il passo a Watson o se... Adesso vediamo. Allungando, evidentemente vuole dimostrare che va a essere rotta di collisione. Dove? Ah! Il dominatore di questa fase. Attenti, tenetevi ragazzi. Meno male che avevo lasciato fuori i parabordi. Piero, sta attento. Ah, io devo stare attento, semmai loro non c'è nessuno. Come non c'è nessuno? Ehi, di bordo, dormite? C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno. È la scotta dello Spinnaker che ci ha imbrigliati. Sì? Vai tu ai comandi che sei più esperta. Se abbiamo evitato lo scontro è merito tuo. Ah, meno male, per una volta. Ai! Che bella barca, mamma, vieni. Questa sì che è una vera barca. Papà, perché non hai comprato una barca grande come questa? Perché è un'annata bassa per i dentisti, portano tutti la dentiera ormai. Ma questo che fa, sai? Attento! Molla la cima! Io la mollo, ma come è possibile? Ma io non riesco a fare, non so se... Avanti, esci da lì sotto, non fare il cretino! Ah, io faccio il cretino! Possibile che non ci sia nessuno? Ehi, di bordo! Ah! Cretino, mi hai messo paura. Su, andiamo. No, gli ordini do io. La barca è mia e tutto quello che c'è a bordo mi appartiene. Lo sai che io qui ho risolto? Questa barca me la rivendo, io mi faccio uno studio nuovo. Tu dimentichi che l'ho vista prima io, quindi il ricavato è mio, casomai. Guarda che secondo le regole della pirateria, la preda non appartiene a chi la vede per primo, ma bensì a chi se ne impadronisce, va bene? Magari anche con la forza. Provaci. Guarda che io ci provo. Guarda che i bambini ci sentono. Cosa vuoi che sentono? Tra un po' non ci sentono più. Lo sai che dopo l'amore a me va via la voce, eh? Scemo. Dillo cuore. Dillo cuore. Scemo, scemo. Sono, sì, sono, sì. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sono 12 chilometri. Ma che chilometri, metri? Che è quella? È una bussola da collo. L'ho trovata io, è mia. E come funziona? Guarda. Qui c'è il nord e qui c'è Milano, qui la nostra casa, poi qui c'è Roma. Che è successo? Vi state rimorchiando. Crazy. Is this your boat? Un vichingo? Io sono un navigatore solitario. Io stavo in toilette. Who are you? Io non ti capisco, vichingo. Oh, you don't understand. Lasciami, now let's go. Lascia you stare go mio back fratello, to your boat. Lascia stare mio fratello. Oh, you two, let's go. Aiuto. Come on. I bambini. Che è successo? Mamma, il vichingo dà le botte a Fiorella. Fiorella? Ma lei chi è? Aia, mi fai male. Vai su. This is my boat. Come si permette di picchiare mia figlia? Papà, quando servi non ci sei mai, eh?
to steal my boat. What do you want here? She steals my compass. Compasso, tu capisci? Tu non capisci? Zumba! Non dica parolacce di fronte ai bambini. Perché, cosa ha detto? Non lo so, ma sicuramente ci sta insultando. Ah, sì? I don't insult anyone. I said you're a kazumba. She's a kazumba. He's a kazumba. Non insulti mio marito. Oh! Sorella, lasciamo questa barcaccia orrenda. Vieni. Le ha fatto male, vero? Sono donne. You are a man. So I can... No, aspetti. Roberta, stacca che questo ci ammazza tutti. Almeno sai. Guarda che il vichingo è incazzato nero. Ma non scappare. Fermi, io ti tiro un traghetto. Ma cosa balla il paravorgio? Piero! Oh, il pollo! Ma dove vai? Dai, Piero, fa presto a picchiarlo, mi sono stufata, voglio andare via! Anch'io, Roberto, vengo anch'io! Ma che fai? Sbrigati! Io già! Lei dai di no! Smettila di scherzare! No, le orecchie no, le orecchie no! Dai, sbrigati che io mollo! Ci stiamo attaccando! Allora! Non vedo niente! Guarda che ci siamo, Sì, sto arrivando! Ma come ve ne andate senza di me? Ma chi siete là? Insomma, vieni, sì o no? Ecco di nuovo, vengo! Okay. Oh. Kazumba! Kazumba, sarai te e tua sorella! Cafone, torna al paese tuo! Roberta! Piero, ti decidi a tornare? Fiorella, vai ad aiutare papà. Mamma, posso fare il bagno pure io? No, non dire sciocchette tu. Guarda che c'è dietro papà. Papà, c'è un bel pesciolone dietro di te. Bene, ce lo mangeremo stasera. Faccelo salire, Dov'è? Porca miseria. Saluti questi caponauti. Quasi ci affondavano. Dovresti saperlo, è la legge del mare. Pesce grosso mangia pesce piccolo. La balena divora il tonno. Davvero, mamma, la balena mangia il tonno? Certo. E come fa ad aprire la scatola? Io me ne frego della balena e anche del tonno. Io ho la mia barca, Dio me l'ha data e guai a chi me la tocca. Terra, terra! Ah! Costa Smeralda, eccomi! Sì! E vi ci ho portato preciso come un orologio! Io che al massimo avevo fatto la traversata del lago di Castel Gandolfo! Senta, c'è posto qui? Caro lei, ci sono le regate, posto non si trova. Poi dicono che c'è la crisi. Vabbè. Vuol dire che pernotteremo in rada.
Vedi, Fiorella? Questi muoiono tutti di fame. Padre. Piero! Piero! Ciao, Piero! Chi è quella? Mi pare di conoscerla. Beh, allora avrà salutato te perché io non l'ho mai vista prima. Strano. Mi è sembrato che avesse chiamato Piero. Deve avere delle allucinazioni. Non so, mi avrà scambiato per un altro. Pensa che io invece l'ho presa proprio per Alessia. E non dire Alessia chi? Perché non sono scema fino a questo punto. Guarda che sei strana, vedi Alessia dappertutto. E poi che vogliamo fare? Ci vogliamo rovinare le vacanze? Adesso papà vi porta a fare un bel bagno, eh? E poi il posto in rada lo troviamo dopo. E quella è la tua barca? Sì, quella lì. Che schifo, non vi vergognate? Però c'è pure il bagno e la cucina. È tutta vostra? No, mezzo di papà e mezzo della mamma. E tutto il resto invece è nostra. In quella di mio padre di bagni ce ne sono quattro. E c'è anche la piscina e il cinema. Nella mia c'è anche l'ascensore. Beh, noi l'ascensore l'abbiamo a casa a Milano. Sai che sforzo, a Milano l'ascensore ce l'hanno tutti. Ma tuo padre che fa, il pizzicagnolo? No, fa il dentagnolo. Il mio fa il bancarottiere e sta pure sui giornali. La mia mamma è una dirigente molto importante. Ma una vera signora si può mantenere. Mi sono stufata, andiamo a fare il bagno, vieni Claudio. Sì. Senti, andiamo anche noi? Sì, ma non da quella parte, da quell'altra. Eccomi. Là. Ne ho presi altri 4 o 5. Bravo. Ma tu lo sai che dicono che i ricci sono afrodisiaci? Basta mangiare e aspettare. Ma tu ci credi? Ma io non ne ho bisogno, lo so tu. Io non ho mai avuto di questi problemi. Tieni. Non so se ti ricordi, vero? Grazie. In 5 anni i ricordi si affievoliscono. Vogliamo dargli una rinfrescatina? Ce l'hai il cucchiaino o no? Eccolo. Grazie. Hai capito. Ancora ti stupisci di fronte al nudo. Provinciale. Perché tu non li hai guardati? Ma io guardavo normalmente. Ah, perché io guardavo anormalmente. Due occhi. Guarda che io guardavo lei, mica lui. Ai! Che succede? Il riccio. Fa vedere. Guarda lì, guarda lì. Guarda. Niente di grave, solo poche spine. Meno ci male. Penso io, aspetta. Sì, pensaci tu. Aspetta, stai calmo. Sì, sto calmissimo. Non mi fare male, eh? Calmo. No, calma tu, attenta con quel coltellino. Adagio, Roberta! Ai! Ecco fatto. C'era solo una grossa spina. Le altre sono piccole, ci penso io. Stai buono. Ai, ai, ai. Roberta. Roberta. Roberta, fai un attimo di pausa, dai. Se fai così mi crei dei grossi problemi, ma mi anche la voce. Ammazza come succhi. Roberta, mentre tu apparecchi io approfitto. Vado a prendere i giornali. Veniamo anche noi. No, tu resti qui ad aiutare la mamma. Va Claudio con papà. Sempre lui, ma perché io non posso andare? Perché tu sei una femminuccia. Vieni e rimani ad aiutare la mamma nei lavori femminili e donneschi. Sono troppo antifemminista? No, troppo imbecille. Andiamo. Noi due siamo due maschiacci terrificanti. Da Montopanfilo capira Biba. Da Montopanfilo capira Biba. Rispondi Biba. Pronto? Qui la Biba. Robertina? Attilio. Ma cosa ci fai ancora lì? Quando la molli quella pentola galleggiante. Piano, piano, mi vieni, che mi fanno male. Sì. Io mi sto facendo bello per te. Insomma, vieni o non vieni? Passo. Scusami, ma credo proprio che non verrò. Ma come? Ma come ti ho riempito la cabina di fiori? C'ho da darti un brillante da 2 carati, mo che ci faccio adesso? Me lo sbatto. Ma allora hanno ragione gli altri a dire che sono bastanti pochi giorni con tuo marito per farti diventare una borghesuccia qualsiasi. Senza offesa, eh. Senti, se la prendi così, mandami a dire quanto è il conto dei fiori che te lo rimborso. E il gioiellino stoppatelo. Ciao, carino. Pronto? Pronto, Robertina? Attaccato. Un po' di smalto, dottore? No. Ho smalto mentre i frosci. Io sei elegante. Claudio, non correre. L'avevo detto di non correre.
Indovina chi c'è. Tifosone dolce, perché non mi hai salutato? Guarda che io non sono qui solo, sono con mio figlio e non... Ecco questo? Sono o non sono la tua capo infermiera? Che c'è di male se mi saluti? Ah, certo, mi ha fatto piacere rivederti, ciao. No, aspetta, devi farmi un favore. Stasera devi venire con me al Candelabro. C'è il professor Laurinchia, lo conosci, vero? Certo che conosco. Vedi, cerca una nuova assistente, allora con una tua raccomandazione, forse? Ma tu non hai bisogno di nessuna raccomandazione, proprio da me, no, poi. No, sei tranquillo. Anche se cambio principale, tra noi non cambierà niente. Sai, lì mi darebbero il triplo stipendio di adesso. Ma io non posso venire, guarda, lì c'è anche Roberta in barca. È Roberta la tua ex moglie? Sì. Benissimo. Allora vengo a trovarvi a bordo. Così le chiedo se ti dà una serata di libertà. Vabbè, ma che dici? Ma c'è amore, mancherà... ci vediamo al Candelabro. 10 precisi. Mi raccomando di venire, se no vengo io da te. Va bene, ci vediamo lì. Ho sentito tutto. E allora? 5.000. 5.000 cosa? 5.000 lire. Se no dico tutta a mamma. Lo sai come si chiama questo? Ricatto. È un reato gravissimo. Se è grave, allora 10.000. Non mi sporco la coscienza per così poco. Qui le batterie non funzionano, eh? Beh? Come beh? Sono le 10:10, vado al bar a vedere il match di boxe in diretta. Vieni anche tu? No, non ti interessa, lo sapevo già. Vabbè, io vado, ciao. Puoi portare Claudio con te? No, io non posso andare. E perché? Perché ho fatto un fioretto. Visto? Vado un fioretto lui. Beh, se vado fioretto, io vado. Hai fatto un fioretto? Sì, sì. Oh, caro dottore, è venuto con sua moglie? No, veramente... E Roberta dove sta? Non è venuta perché aveva un po' di mal di testa. Che peccato. Stiamo festeggiando mia figlia che non è più signorina. E certo che se Roberta avesse saputo che sua figlia si era sposata... Ma più sposata? Se l'è trombata il marinaio. Era ora, dopo 3 crociere. Andiamo a ballare. Ma parlano sempre così della figlia. Ma l'ha vista bene lei qual è? Ma è quella. Esatto. Piero. Yeah. Piero. Ah, ciao. Che carino che sei venuto. Laurinchia non è puntuale come te, purtroppo. Comunque non tarderà, vedrai. Speriamo, perché qui ci sono amici di mia moglie. Sono molto preoccupato. Di che ti preoccupi? Andiamo a ballare. No, dai. No. No, non ballo, io... C'è anche Roberta. Roberta? Eccola là. Quella sarebbe tua moglie. Ma non doveva essere bruttina e anche un po' vecchia. Si è rimessa. Adesso capisco perché non vuole... Ah, Laurinchia! Ah! Ah! Dio, whisky, per favore. Allora? Chi ha perso l'incontro di box? Ha perso. Tu hai perso solo la voce, lo so io perché. No, io ti posso spiegare tutto. Mi ha già spiegato tutto Claudio. Ma come? Gli avevo dato 10.000 lire. E io gliene ho date 20. Dottor Sabelli. Dottor Sabelli. Roberto, ti presento un collega, il professor Laurinchia. La signora Laurinchia si sono appena sposati da poco. Caro collega, non esageriamo. L'Alessia è ancora la sua assistente favorita. Diamo tempo al tempo. E diamo dello stronzo allo stronzo. Sì. Pardon? Cosa ha detto? Non ho afferrato molto bene. Cos'è che ha detto? Lo chiede al signore e alla signorina. Ma come si permette? No, stia calma. Ma che cosa succede? Professor Laurinchia! Dicami, dica! Cosa lei è un testa di minchia. Alessia, si calma. Lascia andare. Lasci perdere. Piero, ascolta, dai. Lasciami stare. Ti prego, ascolta. Ti prego. Ma insomma, mi vuoi lasciar perdere un attimo? Ma perché? Perché devo raggiungere mia moglie. Robertina, ma che mi dici? Ma va al diavolo. Ha sicuramente litigato con quello stronzo di suo marito. Tu sai sempre nuotare, vero? Prego, faccio da solo. Pardon? Ma che fate? Astro, se non mi aiutate. Fermati, Roberta! Ho detto fermati! Basta! Cosa basta? Basta tutto, basta con il capire, gli zii, Alessia, le vale, sono 5 anni che mi stai prendendo per il culo. Ah, io a te? E a chi se no? Sono 5 anni che stiamo aspettando di vedere chi fa il primo passo. Non sperare che sia io a farlo. No, invece lo farai. Non lo farò mai. E invece lo farai e mi devi anche chiedere scusa. E va bene, ma è convinta. Scusa! Oh, l'occhio! Provaci ancora, se hai coraggio. Con molto piacere. Oh,
Ma guarda che se mi incazzo. Ma dov'è? Ah! Vieni qui, vieni qui. Guarda che non mi controllo più, sai? Ma si può sapere cos'altro vuoi? Parla! Voglio che tu mi dica quanti eravate al congresso di Torino. Al congresso di Torino? Sì, dovresti ricordartelo. Ma chi cazzo se lo ricorda? Una trentina. Tu e 29 puttane. E mi avevi detto che era un meeting internazionale, importante per la tua carriera, bella carriera. Adesso lo sai perché me ne sono andata, ero stufa delle tue bugie. E siccome non sei cambiato affatto, stavolta me ne vado per sempre. E vai, chi se ne frega, me ne vado anch'io. Capirei. Anzi, tu non te ne vai perché io ti devo dire una cosa. Che cosa? Ti amo. Ti amo. Hai capito sì o no? Io sono pazzo di te, sono 5 anni che aspetto di ritrovarti. E adesso non ti lascio andare. Io voglio vivere con te, invecchiare con te. Hai capito sì o no? La Biba. Ma quella è la Biba. Oddio, i bambini! Si sono staccati gli orbeggi! Aggiungiamoli, pezzo! Ma che fai? Vuoi andare a nuoto? Non gliela faremo mai! Vieni! Vieni con me, dai! Andiamo! Ecco, prendiamo quel gomone, presto! Forza, spingi! Ali! E poi, andiamo in moto! Sta tranquilla, li raggiungeremo! Sbrigati, la Biba se ne sta andando! Ma come sarà successo? Eppure l'avevo ormeggiata bene! Ecco, andiamo, Ale. Vai, che tengo fermo il gommone, però. Bambini, dove siete? Benvenuti a bordo, dai! Papà, mamma! Un attimo! Hai visto che hai fatto? Se state buoni, non vi succederà niente. Ma mi volete spiegare? Non c'è niente da spiegare, mi serve a barca o prima. Ma perché? Dove dovete andare? In Corsica. No, in Corsica. Si va in Corsica, eh? Oh, non far coglione, se no ti spacca adesso, sa? Papà, ti ha detto coglione. Lui lo può dire. Ma insomma, voi chi siete? Non ti può rispondere perché è muto. Però gli piacciono le donne, si è beccato 10 anni per violenza carnale multipla. So se mi spiego, eh. Ah, ma no, date a fa. Siamo evasi. Evasi dalla Sinara. Oh, però mica politici, è comuni. Siamo arrivati attaccati a un barile perché sapevo manco nodare. Ma perché proprio la nostra barca? Non ne potevate scegliere un'altra? Se prendevate il Kabir facevate prima. No, amico mio, questo a noi ci sta benissimo. Anzi, se lo vuoi sapere, potremo pure pagare il disturbo. Ah, bene, avete i soldi? Sì, i vostri. Ci avete una sigaretta per lui? No, io non fumo. Manco lei. Bravo, che bravo, hai visto? L'hai messa in moto, bravo. Oh, stai attenti a questo, se si incazza sono di lui, eh. Buono, Marò, buono. Mortanguerieri, siamo fregati. Tu ce l'hai in costume. Vattene a mente e vatte sopra a Piazzole. Tu corri al timone, cammina. Dovete sembrare una coppia incinta, tranquilli, spensierati. Hai capito? Alf, ferma. Buongiorno, signori. Scusate il disturbo. Stiamo pattugliando la costa, ci è pervenuta la segnalazione di 2 evasi via mare che sarebbero da queste parti. Trattasi di 2 criminali molto pericolosi. Se vedete qualcosa di sospetto, se li incrociate su qualche natante, per favore mettetevi in contatto subito via radio con la Capitaneria de Porto. Grazie, buon proseguimento. Andiamo, va. Guarda che quando sono grande ci chiudo pure l'altro occhio. Portali dentro, accorsi che ci arriviamo da soli. Adesso. Ecco. Chi è Marò Magna? Ancora, che c'è ancora? Corsica, ti riempiamo la panza d'aragoste.
Amaro, ma tu c'è vivo, Aruto? Fa un po' Aia, porca puttana troia, Amaro, la caria! Allora state attenti, appena io esco voi dovete cominciare a litigare. Tu devi rimproverarmi in modo da coprire la chiamata che io farò ai carabinieri, d'accordo? Pronti, via, dai. Va bene, bambini, smettetela, non fatemi arrabbiare. Basta, zitti. Il Pampino Biva chiama capitaneria, urgente, passo. Quella roba lì l'ha portata la nonna Giurisa. E dove l'ha messa? Pronto, qui Panfilo Biba, è urgente, chiamate i carabinieri, la capitaneria, qualcuno, passo! Sbrigatevi ad arrivare, che il canale finisce, vogliamo comprare il pezzo con le pens. Ma quale pens, lasciate libero il canale! Più forte, pronto! Non può vedere che succede là dentro! Qui Panfilo Biba, bisogno d'aiuto, soccorso, biscotto! No, un attimo! Fermo, fermo, senti a me! Siamo circondati da una caterva di stronzi con le vele! Che dovevo da fare? Pacco! Sì, svelto, svelto! Mettete al timone, oh! Rifamo come stamattina! C'è qualcosa per mal di denti? Sì, certo che ce l'ho. Mal di denti? Sì. Ma lo sai che lei è molto fortunato? Ah, sì. Io sono dentista. E allora che aspetti? Date da fare! Sì. Mi faccio vedere un attimo. Però, chi gliel'ha fatti? In carcere. Belli. Complimenti. Oh, dai! Un momento, prendo la borsa con dentro gli strumenti, no? Vabbè. Dai, sì, arrivo. Sbrigati. Vengo. Si calmi, faccia vedere, tolga la mano. No, guardi, tolga la pistola perché così non posso andare. Ecco, bravo, faccia vedere. Fa male, eh? Qui c'è una bella suppurazione. Eh sì, bisogna fare l'anestesia per estrazione. A me non mi addormenti, cioè. A me muore senza anestesia, capito? Guardi che senza iniezione è dura, eh? E che me frega? Io ho le palle, sa? Sono amo io. Ma non faccia sciocchezze! Ma lo capisce che è odontologicamente sbagliato per soffrire il paziente? Io le faccio l'anestesia locale, va bene? Se la fa fare sì o no? Posso fare l'iniezione? La faccio? Solo un attimo. Mamma mia! Mamma mia, mi sento proprio soffocare oggi. Cato, grazie, molto gentile. Oh.
Lei deve essere proprio un selvaggio. Faccia con calma, è più bello qua. Con calma. Un po' alla volta. Calma. Non funziona il pentolo con questo, aiutami! Mi stiamo bene, vedete! Ti ho fatto male? No. Secondo me li hanno ammazzati papà e mamma, che facciamo? È il momento della vendetta. Guarda, girando questa valvola entra tutta l'acqua e la barca si affonda, quelli non sanno nuotare, noi sì. E così se la strapigliano nel secchio. L'anestesia dura solo mezz'ora, eh? Al risveglio queste due belve farebbero un macello. Abbiamo la pistola. A proposito, tu lo sai che le armi le odio, la pistola non la voglio. Ma non è pericoloso privarci di tutti i salvagenti? Bisogna assicurargli la sopravvivenza, che faccio? Li annego? Poi noi abbiamo l'autogonfiabile, che altro ci può succedere, dai? Tieni. Ecco. Fa presto. Fatto. Addio. Io e i miei bambini. Ma allora siete vivi? E noi abbiamo affondato la diva. Presto. Vieni qui, Claudio. Ti prego. La barca affonda! Lo so. Tu lancia l'SOS. Io vado a mettere i salvagenti ai bambini. Va bene. Io chiamo. Ma qual è l'SOS? Ma la radio non funziona più. Non abbiamo più nemmeno i salvagenti. Oddio. Ma come vi è venuto in mente? Ma come, mi domando io? Non prendertela con loro. Non sapevano che avevamo liquidato quei due. Meno male che abbiamo l'autogonfiabile. Ecco, così vedi come funziona. Io ne avrei fatto volentieri a meno. Fiorella, ma quando si autogonfia questo? Scusa, Fiorella. Mamma, posso fare il bagno? Credo che fra poco lo faremo tutti il bagno, purtroppo. Che siamo finiti su una secca. Certo che se finivamo su una grassa saremmo stati più comodi. Ma come fai ad essere così scemo in un momento simile? Ti rendi conto in che situazione ci troviamo? Ma è proprio per questo che dico queste stupidaggini, per sdrammatizzare un po' la situazione, no? Papà, quanto dovremmo rimanere qui su? Insomma. Papà, perché lo fai come hai fatto con l'elica? Vai sott'acqua, raccogli la pipa e la porti su. Hai sentito? È un genio, tutto suo padre. Ma cosa stai dicendo? Vedrai che prima o poi qualcuno passerà. È vero che prima o poi qualcuno passerà? La cosa che più mi dispiace è aver perso la fede. No, io quella ce l'ho. Coraggio, ragazzi, che qui c'è papà che di fede ne ha per tutti. Ma io parlavo della fede nuziale che ho lasciato nel cassetto del comodino. Porca miseria, ma il cassetto è nel comodino sott'acqua. Vabbè, vado a prenderlo, va. Ma, Piero, ma come fai? Non puoi! Già che ci sono, vuoi che ti prenda il costume di ricambio? Bambini, non abbiate paura. E se passa qualcuno, fate dei segnali. La mamma va ad aiutare papà. Qui il bagno se lo fanno tutti, meno che io. Thank you.
cerchiglio ci ha pescati in tempo. Mamma ha detto che non dobbiamo più chiamarli zii, mai più. Allora vuol dire che noi su quelle belle barche grandi grandi non ci mettiamo più piedi. Aspetta che compio io 16 anni, poi si ricomincia. Chissà se l'anno prossimo papà si rifà la barca. Certo, adesso che può contare sul guadagno della mamma, ne comprerà una più bella. Sempre color cacchetta? No, di un colore più chic. Ma insomma, quando si svegliano quei due? Io sono stufo. Anch'io, è un giorno e mezzo che stanno chiusi in quella camera. Papà, mamma! Mamma, papà! Papà, svegliatevi! Mamma, papà, sveglia! Chiede la mamma. Hai visto? Sono tutti e due senza voce. Forse nella camera c'erano degli spifferi. Sì, lo so io che spifferi c'erano. Dolce andare per le vie del mare, sulla cresta dell'onda.